Presentazione della 14ª edizione di A Tessa nel Presepio, come al solito curato magistralmente e in maniera certosina dall'associazione atessana che ormai da tanti anni cura il Presepio, appunto l'associazione Amici del Presepio. Il presidente è Vincenzo Cicchitti, che già ha illustrato presso la cattedrale di San Leucio per sommi capi quali sono le novità, che preghiamo di ripetere anche ai nostri microfoni. Sì. Come dicevi Andò, siamo arrivati alla 14ª edizione, gli anni passano, però abbiamo sempre un po' di inventiva, di euforia per andare avanti. Quest'anno difatti le novità sono tante, allora iniziamo proprio da, come hai detto tu, da San Leucio. A San Leucio abbiamo proposto tante novità. La prima è mai successo, abbiamo proposto un presepe all'esterno. È un presepe particolare dove ringrazio tanti amici che hanno collaborato. L'idea di questo presepe è venuta dal nostro parroco, da Don Loreto, e noi l'abbiamo accettata e l'abbiamo realizzata. Poi dentro a San Leucio, alle due navate laterali, quindi sui 10 altarini, abbiamo proposto, come l'anno scorso ma in forma diversa, 10 presepi tutti nuovi, molto caratteristici, di tanto genere, popolare, orientale, e addirittura abbiamo messo anche una scena pasquale. Poi veniamo al museo. Abbiamo rinnovato un'ala, un corridoio del museo tutto nuovo, dall'ambientazione a tre presepi scenici. Inoltre, in delle vetrine illuminate abbiamo esposto circa 40 presepi da tutto il mondo, presepi multietnici. Qualche novità la troviamo nella zona dedicata ai plastici di Atessa, e qualche altra novità la troviamo nella sala dedicata ai presepi d'Italia. Poi abbiamo proposto forse la più grande novità, la più originale. Abbiamo organizzato insieme alla scuola primaria Rione Santa Maria un presepe vivente con i ragazzi della seconda B. Sono stati veramente bravissimi, hanno interpretato bene la loro parte. Io li ringrazio vivamente, a loro, a tutti i dirigenti scolastici, ma soprattutto alle maestre. Come fanno non lo so, io ci ho lavorato 2-3 giorni con quei ragazzi, e devo dire che le maestre che ci stanno tutti i giorni, veramente come fanno non lo so. Ringrazio appunto la dirigente scolastica e anche tutte le famiglie di questi ragazzi, perché si sono messi a disposizione le mamme, i papà e anche qualche nonno, quindi hanno collaborato tutti, ma la soddisfazione più grande è perché sono stati veramente bravi e meritano un plauso. Questi locali sembrano diventare ogni anno più grandi, in realtà non è così, già diciamo erano dimensionati in questo modo, voi avete allargato alcuni locali che erano disadorni precedentemente. Sì, noi stiamo qua in questo locale grazie al comodato d'uso dell'amministrazione comunale, e piano piano, come hai detto tu, prima avevamo un'area espositiva di 400 metri quadri, adesso siamo arrivati a circa 500 metri quadri. Ormai i posti sono saturi, ma noi già stiamo pensando all'anno prossimo, già stiamo pensando alle novità da proporre, e naturalmente rinnovando, perché gli spazi ormai sono saturi. Quest'anno abbiamo detto le novità in chiesa dei ragazzi, qui ci sono numerosi presepi nuovi. Sì, anche qua, come ho detto prima, ci sono tre presepi scenici tutti nuovi, e appunto proponiamo quei presepi che vengono da ogni zona del mondo, presepi multietnici che abbiamo esposto in delle vetrine. E come sempre ho già detto prima, qua nella zona dedicata a Tessa c'è il plastico nuovo della piazza e della chiesa di San Rocco, e nella sala dedicata ai presepi d'Italia ci sono tre nuovi presepi, uno
che proviene da Rovigo, uno che proviene da Messina e uno che proviene dalla vicina Tornareccio. E oltre a curare questo presepe a 360 gradi durante l'anno, voi come associazione avete indetto e organizzato altre manifestazioni? Sì, quest'anno siamo giunti alla terza edizione del presepio in famiglia, è una manifestazione che ogni anno pare che attira più gente, e anzi abbiamo ancora tempo, invito chi vuole partecipare fino a sabato prossimo può farlo inviando il modulo di adesione. È un'iniziativa, non è una gara, è solo partecipare, basta partecipare e fare il presepe in casa, penso che tutti lo fanno, senza pretese, ognuno fa quello che può o artisticamente o con fantasia, va bene lo stesso, basta partecipare. Ricordiamo comunque anche a chi non è di Adessa e delle nostre zone come fare per arrivare a visitare questo presepe e fino a quando saranno aperti i locali. Sì, i presepi da oggi saranno aperti fino al 6 gennaio con i seguenti orari, i giorni feriali dalle 17 alle 19, i giorni festivi la mattina dalle 10.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15 alle 20. E inoltre vorrei ricordare che abbiamo organizzato anche una mostra a Pozzilli, in provincia di Isernia, dove c'è il nostro concittadino padre Giuseppe, insieme alle altre sedi abruzzesi di Lanciano, Avezzano e Penne. Noi abbiamo formato la UOR Abruzzo, sarebbe l'unione organizzativa regionale, è uno dei primi passi per vivere insieme il presepismo in Abruzzo. A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai, riprendere a giocare, riprendere a sognare, riprendere quel tempo che rincorrevi tanto. A Natale si può fare di più. A Natale si può amare di più. A Natale si può fare di più. Per noi a Natale puoi. A Natale puoi dire ciò che non riesci a dire mai. Che bello stare insieme, che sembra di volare, che voglia di gridare, quanto ti voglio bene. A Natale si può fare di più. A Natale si può amare di più. A Natale si può fare di più. A Natale si può amare di più. A Natale si può fare di più. Per noi a Natale può.